Diritto civile, video lezione numero 18. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'usufrutto è un diritto reale di godimento di un bene altrui, mobile o immobile, con il rispetto della sua destinazione economica e della limitazione imposta dalla legge. La nuda proprietà, invece, è la situazione del proprietario del bene gravato da usufrutto, il quale è sottratto il potere di usare il bene stesso e di farne dunque i propri frutti. Oggetto dell'usufrutto è qualunque specie di bene infungibile ed inconsumabile, visto l'obbligo per l'usufruttuario di restituire lo stesso bene alla fine dell'usufrutto. Il quasi usufrutto è un usufrutto avente ad oggetto cose consumabili. Nel quasi usufrutto, a differenza che nell'usufrutto, i beni consumabili passano in proprietà all'usufruttuario, il quale ha l'obbligo di restituire non già gli stessi beni ricevuti, ma altrettanti beni dello stesso genere e qualità. Durata e modi d'acquisto dell'usufrutto. L'usufrutto ha carattere temporaneo. Esso non può eccedere in nessun caso la vita dell'usufruttuario se si tratta di persona fisica o i 30 anni se si tratta di persona giuridica. È vietato l'usufrutto successivo, cioè la costituzione di un usufrutto a favore di più soggetti per la vita di ciascuno di essi e uno dopo l'altro tra loro, secondo l'ordine fissato dal testatore. È ammesso il cosiddetto usufrutto congiuntivo, in cui il diritto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono e l'accrescimento si concentra nella persona che sopravvive. Solo alla morte dell'ultimo usufruttuario l'usufrutto si estingue. L'usufrutto può acquistarsi per legge, cosiddetto usufrutto legale, per contratto a titolo oneroso o gratuito se riguardano beni immobili e richiedono a pena di nullità la forma scritta e sono soggetti a trascrizione, per testamento, per usucapione. Diritti dell'usufruttuario. Essi sono il diritto di conseguire il possesso della cosa, il diritto di far suoi frutti naturali e civili della cosa. L'usufruttuario ha diritto ad un'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, il diritto di cedere il proprio usufrutto, concedere ipoteca sull'usufrutto e locare il bene. L'usufruttuario a tutela del suo diritto può esercitare le azioni possessorie, l'azione di rivendica dell'usufrutto, l'azione negatoria, l'azione di mero accertamento, le azioni di nunciazione. Obblighi nascenti dall'usufrutto. Obblighi dell'usufruttuario. L'usufruttuario deve fare a sue spese l'inventario dei beni e prestare idonea cauzione per prendere possesso della cosa, non modificare la destinazione economica del bene oggetto dell'usufrutto, usare la diligenza del buon padre di famiglia nell'esercizio del suo diritto, sostenere le spese e gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria del bene, pagare le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi annuali che gravano sulla cosa, denunciare al proprietario le usurpazioni commesse da terzi sul fondo. Obblighi del nudo proprietario. In costanza del diritto di usufrutto, il nudo proprietario deve curare le riparazioni straordinarie del bene, salvo il diritto di pretendere dall'usufruttuario l'interesse delle somme spese, far fronte a tutti quei carichi a carattere non annuale posti dalla proprietà,
concorrere con l'usufruttuario alle spese di lite che riguardano contemporaneamente proprietà ed usufrutto. L'estinzione dell'usufrutto. L'usufrutto può estinguersi per morte dell'usufruttuario, se è persona fisica, oppure col decorso di 30 anni, se l'usufruttuario è persona giuridica. Prescrizione a seguito di non uso ventennale. Consolidazione, cioè riunione nella stessa persona della titolarità dell'usufrutto e della proprietà. Totale perimento del bene. Abuso del diritto da parte dell'usufruttuario. Rinuncia all'usufruttuario, annullamento, rescissione, risoluzione del contratto costitutivo di usufrutto, scadenza del termine eventualmente indicato nel titolo costitutivo. Tutela dell'usufrutto. A tutela del suo diritto l'usufruttuario può esercitare le azioni possessorie in quanto è titolare del bene, l'azione di rivendica dell'usufrutto contro chiunque contesti la sua titolarità del diritto, l'azione negatoria contro chiunque vanti sulla cosa diritti pregiudizievoli dell'usufrutto, l'azione di mero accertamento del suo diritto e le azioni di enunciazione. L'uso e l'abitazione. L'uso, il diritto di uso stabilisce al suo titolare, cosiddetto usuario, il potere di servirsi di un bene e, se esso è fruttifero, di raccogliere i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. L'abitazione. Il diritto di abitazione conferisce al titolare soltanto il diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Disciplina giuridica, i diritti di uso e di abitazione hanno carattere personalissimo e quindi non possono essere ceduti o locati. Derogabilità e compatibilità. La regola dell'inalienabilità è derogabile con il consenso del nudo proprietario, poiché è posta nel suo interesse e non è una norma di ordine pubblico. Trovano infine applicazione, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'usufrutto.